Amici, un argomento abbastanza scottante si potrebbe dire. Mi è stata posta una volta questa domanda da uno di voi che mi ha fatto veramente pensare a tal punto da voler realizzare proprio questo video. Volevo un attimino parlare un po' di questo argomento che secondo me è un po' scottante, spero quantomeno di non offendere nessuno. In ogni caso faremo un discorso un po' più ampio, non solo dell'argomento anime, manga, videogiochi, ma proprio un'analisi di quella che effettivamente secondo me è la piattaforma. Forma TikTok, come si presenta, qual è il target, qual è l'obiettivo, qual è il pubblico, cosa ricerca il pubblico effettivamente lì. Andando proprio al succo del discorso, io credo proprio di no. TikTok non è la piattaforma che secondo me premia tantissimo l'informazione e di conseguenza il target dell'utenza che va a vedere su TikTok i vari contenuti proposti dai vari creator non va a vedere informazione, o quantomeno va a vedere un'informazione in pillole talmente dedicata che secondo me deve essere accorpata a un altro contenuto più succoso. Mi spiego meglio. Io c'ho TikTok, fatalità, ho caricato un po' di contenuti, sto sperimentando un po' di cose, lo sto trattando un po' come un social network abbastanza just for fun per ora. Mi potete trovare anche lì con il nome di Obogul, quindi nel senso sono abbastanza ritrovabile anche lì. Ci sono dei contenuti di Itel, c'è una reaction anche del fight tra Levi e il Beast Titan, quindi qualcosa di contenuto c'è. Sono riuscito comunque a tirare su qualche follower, a creare un po' di dibattito nei commenti, soprattutto per i contenuti di Itel, che ne sono la maggior parte. E da quello che sono riuscito anche a scoprire un po' come, diciamo, creator e fruitore della piattaforma, tramite anche spettatore, perché di fatto lì mi ci vedo più come spettatore che come creator ora come ora, l'informazione che c'è su quel social non è informazione. Le uniche informazioni che vedo fatte su TikTok sono di creator che, come vi dicevo, allacciano un contenuto principale a quello che è su TikTok. Io per esempio caricavo degli estratti di video che trovavi sul mio canale YouTube in maniera più approfondita. Stesso fa The Slabs, stesso fanno anche Anime Tea Time. Il trucco è riuscire a cercare un attimino di convogliare l'attenzione dello spettatore con degli elementi super impattanti, per poi dopo dare la possibilità allo spettatore stesso di curiosare effettivamente al di fuori del social network di principale, perché TikTok ha un time under tension della gente, ovvero tu che guardi i contenuti, molto basso, skippano subito. Quindi io vi domando, come si può fare informazione su un sito come TikTok, dove in media i TikTok massimo possono durare 3 minuti? Come fai ad argomentare magari un discorso complesso in 3 minuti? È molto difficile. Su TikTok è veramente complesso. Si può creare informazione, ma secondo me non è un'informazione sufficiente. Uno, se bravo in 3 minuti può effettivamente creare un'informazione, può creare dibattito, quello sì, ma comunque sono troppo pochi secondo me. E più che altro anche il target che c'è su TikTok non mi sembra che sia ora come ora un target che va a ricercare effettivamente l'informazione. Quindi come piattaforma ci può anche stare, ma che effettivamente i TikToker facciano informazione, lì ci passa veramente. Ne vedo pochi che su TikTok fanno effettivamente informazione, pochissimi. Perché come vi dicevo, è più facile poi allacciare un discorso primario su un'altra piattaforma che può essere un Twitch o uno YouTube. Quindi un TikToker, che è solo TikToker, per me non fa informazione, o almeno bisogna che lo guardi bene nel suo insieme, perché non voglio fare di tutta un'erba un fascio. Ci sarà sicuramente qualcuno bravo. Però su TikTok è anche vero che è facile fare i numeri. È molto più facile fare i numeri su TikTok rispetto a YouTube e Twitch, dove te li devi sudare di più e dove ti danno anche più soddisfazione, paradossalmente, perché crei veramente una community lì. Non è una roba negativa, perché tutti possono fare informazione, tutti possono creare informazione, quello sì. Il problema è che secondo me fare informazione e farla fatta bene sono due cose totalmente diverse, ma è un secondo me un po' è così, punto e basta. E per me TikTok è un social da accorporare a uno che è già forte da un'altra parte, perché fare i numeri solo su TikTok e convertirli effettivamente su altre piattaforme è molto difficile, perché sono piattaforme tanto diverse. Quindi tu devi sperare che il tuo pubblico ti segua per l'informazione che crei su TikTok e che giustamente poi voglia seguirti da altre parti. È difficile, ma secondo me questo è l'unico modo per creare informazione, perché ripeto, il tempo è la chiave per creare informazione e il come lo sfrutti fa effettivamente la differenza. E siamo tutti d'accordo che in un social che ti dà poco tempo per argomentare non è un social adatto all'argomentazione, è matematica. Che tu poi dopo sia bravo nel farlo
farlo è un altro discorso, ma io TikTok lo vedo più che altro come un social di intrattenimento, un social che volendo ti può far scoprire qualcuno da altre parti, ma non è un social su cui tu puoi fare effettivamente informazione come tuo social principale legato all'informazione. Non me ne vogliate, ma questo è quello che credo io, questo è quello che penso io, anche a fronte della mia esperienza lavorativa su queste piattaforme, su YouTube e Twitch in generale, e quindi sui vari social principali, quindi posso dire un po' me ne intendo. Ma TikTok io lo uso solamente per essere qualcosa di just for fun, niente di troppo elaborato, e penso che anche voi ad onore del vero lo usiate in questo modo. Informazioni in pillole ci stanno, ma principalmente è un social di intrattenimento, un social dove è impattante l'epicità di un momento o l'ilarità di un momento, quindi l'essere divertente o l'essere epico. Siamo d'accordo che se io mi mettessi a spiegare perché il capitolo 139 di One Punch Man, di Attack on Titan, è stato bello, 3 minuti su TikTok non sono minimamente sufficienti? Siamo d'accordo? Perché crei dubbio nella gente, non crei informazione, perché non hai abbastanza tempo per argomentare un discorso così complesso. Puoi fare informazione su argomenti blandi, ma non su macro argomenti complessi. Questo è innegabile, secondo me. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti, ragazzi miei, perché sono sicuro che potrebbero venire fuori delle belle discussioni. Da qui a poco è tutto, vi ricordo che comunque in descrizione trovate anche il mio TikTok. Noi ci rivediamo in un prossimo video, in una prossima live. Ciao a tutti, Bolidi. Oh. Ehi, ciao ragazzi, grazie per essere arrivati fino alla fine del video. Sapete che qui ne potete trovare altri, vero? Ciao a tutti, Bolidi. Alla prossima, dal pelatone più potente che ci sia.